Mi chiamo Chiara Fiore, faccio parte dell'associazione Eufemia e il mio ruolo principalmente è di coordinare il progetto Food Pride Torino e Rete Nazionale Food Pride. Nello specifico mi occupo dei laboratori di cucina sociale e di trasformazione delle eccedenze alimentari con persone senza dimora, persone con sofferenza mentale e persone migranti. Food Pride è un progetto che nasce tra alcune realtà del territorio torinese che si occupano a vario titolo di lotta allo spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari. Nasce un po' perché esisteva già una rete sul territorio cittadino rispetto a delle singole azioni e assume poi nel tempo, diciamo, la volontà di diventare un coordinamento, per cui si amplia un po' il discorso rispetto alla spreca alimentare e cerca di diventare qualcosa che attivi una riflessione sul cibo come bene comune. Durante la pandemia, tra l'altro, facciamo ancora un salto in più e Food Pride diventa Rete Nazionale Food Pride perché lanciamo una mappatura a livello italiano di tutte le realtà che si occupano di questo tema. Noi crediamo che la lotta allo spreco alimentare sia cruciale, diciamo, nel mondo contemporaneo, non solo rispetto a quello che è la questione della povertà alimentare, ma anche e soprattutto rispetto a tutto quello che è il discorso di rispetto e cura verso la terra. È un valore in cui crediamo moltissimo. Calcolate che soltanto nel 2021 abbiamo recuperato 64 tonnellate, di eccedenze alimentari e noi non ci occupiamo di tutti i mercati rionali della città di Torino. Da gennaio ad aprile 2022 sono 9 tonnellate di eccedenze alimentari salvate, che equivalgono a 9 tonnellate di CO2 risparmiato rispetto all'emissione, perché comunque lo smaltimento di quella che è eccedenza alimentare ha un impatto rispetto al nostro pianeta. È interessante rispetto a questo, secondo me, fare una distinzione tra quello che è la perdita alimentare e lo spreco alimentare, perché la filiera agroalimentare è una filiera lunga, quindi si parla di spreco soltanto dal commercio in avanti, ma c'è anche tutta una dispersione di risorse anche nel primo pezzo della filiera. Quindi in realtà rispetto allo spreco alimentare sarebbe fondamentale ampliare, no, l'argomento a tutta quella che è la filiera, perché la maggior parte in realtà di quello che noi chiamiamo spreco avviene nel pezzetto delle perdite alimentari. Pride non è soltanto l'orgoglio, perché a noi piace parlare proprio di orgoglio rispetto allo scarto, all'eccedenza, ma essendo un acronimo, vuol dire partecipazione, recupero, inclusione, distribuzione ed educazione. Questi sono i valori principali, che ci guidano nelle nostre attività. Qualsiasi azione che portiamo avanti nasce dalla partecipazione attiva di quelli che non ci piace chiamare beneficiari, perché l'obiettivo ultimo è creare una comunità consapevole. Quindi anche le azioni non sono mai statiche, cioè variano in base a quella che è l'attitudine e la volontà del gruppo che si costituisce. Secondo noi, rispetto agli slogan, in realtà è proprio importante essere una comunità educante e che si autoeduca rispetto ad alcune questioni.